Oh, allora, buaioli, eccoci qua alla prima puntata ufficiale dei Bellini Show. Tappa zero, puntata zero, tanto per fare due prove. Infatti, già la quinta, sesta volta si sta provando. Allora, siamo in diretta da Infame Chimica. Vi spiego un pochino come funziona i Bellini Show. Tutti i lunedì, dalle 21.30 alle 22.30, saremo qui in diretta da Infame Chimica. Anzi, noi in diretta, saremo qui a registrare. Che poi la puntata verrà mandata in onda, diciamo, il martedì sera. Allora, cominciamo a vedere un pochino qui le notizie. Vedo che c'è Andrea e mi deve portare il signor Andrea e mi deve portare una notizia fresca di giornale proprio. Che succede? Succede? Qui si sta improvvisando. Oh, eccoci qua. Allora, che tu mi dicevi, i cinesi, che gli hanno nominato? Notizia dal Giappone. Occhiali vietati al lavoro. In Giappone. Ma ragazzi, solo alle donne. Solo alle donne, perché gli hanno razzisti un po' in noi. Ma sai? Io capisco, ma che gli hanno fatte male queste donne. E chi uccide mi fa, scusa. Cazzo, Nisbano il culo. Ma poi no, vanno a tastoni, capito? Ma sa, c'è da un po'. Hanno trovato il modo di farsi toccare questi uomini giapponesi, perché gli fanno levare gli occhiali, arrivano lì, capito, tutti gli affari. La polemica, vedi, la polemica. Segue di pochi mesi quella di Kuto. Una campagna partita a gennaio per chiedere l'abolizione di un obbligo sempre verso le donne, solo alle donne. Perché gli uomini possono andare anche con gli occhiali. E certo, gli uomini possono andare come gli pare. Io non, ma senti te, ragazzi, via. Si cominciano queste notizie. Qui ricordo che ognuno può arrivare stasera per dire: uno viene qui, viene a mangiare un panino ai Fame Chimica, entra qui dentro e entra in diretta. E può dire il che gli pare. Può mandare a fanculo la gente, può andare, dice, per dire: a me mi sta su coglione Tizio e Caio. Tu vieni qui e tu sfoghi, capito? A me un po' di soglione tu mi stai. Okay. Oh, allora va detto, questa cosa, ragazzi, è bene dirla. Cliccate sulla nuova pagina di Andrea, a me un po' su coglione tu mi stai. Allora, andiamo a vedere un pochino. Lei ha di qualcosa? Io? Sta arrivando la titolare del negozio. Ma Rocky è morto, allora. Allora, io sono sui gruppo invece 6 di Guardata. Si segga. Il gruppo più bello e più fuori controllo. Che vieni, Rocky, vieni. Commenta che vieni. Allora, anch'io vado su 6 di... Stasera, tutte le settimane si piglia di mira un 6 di sé. Allora, oggi si parte con Guarra, che sono quelli oggi 6 di Guardata sé. Ci sa, le borracce made in Cina. Aspetta. O si doveva far finta e non si trovavano lì per lì. Allora, giù, via. Allora. Aspetta. Andiamo, allora, vai, facciamo. Ora c'è le borracce. La polemica scorsa era il cinghiale. Ora c'è le borracce. Ora c'è le borracce. Ma queste borracce che la polemica è che perché sono madre in Cina. Allora, sì, vedi, hanno scoperto. Guarda, sono arrivati dopo fuori. L'hanno scoperta ora dopo gli è madre in Cina. Ma è il bello di Guardata, sì, è quello. Le polemiche. La burraccia. La burraccia, ma in Cina no. Poi tu li rivesti. No, io avevo visto. Perché su 6 di Guardata, io sono iscritto. Va a ficconate. Qualche settimana fa, come vedevano un gatto, ho visto un gatto. ho visto un gatto. Di chi è? Poi la settimana dopo, gente aveva visto caprioli. Ho visto un cane, perché un cane non ho mai visto un cane camminare da sì. No, allora lo vanno a segnalare. Allora, vogliamo vedere anche questa di polemica? Che polemica è questa? Qui hanno messo il preservativo al coso. Alla stampa, perché a Quarrata è una polemica questa. Dovrebbe essere quando lo fece per più al Festival Bar per la DS. Fu un caso, una Quarrata. Non capiscono il senso. No, non hanno capito. Un camion. Non so di chi bisogna parlare. Di Celentano, ragazzi. Dice floppy. Ma quale floppy? Gli avevo fatto 1 milione di ascoltatori. Gli stava una serata bellissima. Di Celentano, floppy. Via, floppy. No, floppy, una sega. Non fa la trasmissione più vista. Io l'ho controllato. Aveva 1 milione. 2 o 4 milioni. Io, buono. Più Dio, sì. Dio, bene, ha ragione. Ma parliamo del bancomat che ci hanno portato via. Allora, dovete sapere che qui a venga anche lei, se è in pausa. Venga. In pratica, qui hanno sbarbato un bancomat l'altra notte. Come gli è ita? È andata che questi, secondo noi, hanno visto coso la casa di carta e alla seconda puntata sono svenuti.
Perché se no c'è preso. Ma infatti anche loro sono svenuti sulla statale. Infatti sono svenuti lì. Loro hanno visto Hasselhardt, poi si sono fatti un piombone. Piombone, cioè, se hai fame. Ma che è tutto terra. No, l'avevamo chiuso perché si era fatta festa. Si era fatta festa, niente. Ma poi la cosa canza, l'hanno perso per la strada. Allora se tu rubi il bancomat. Ah, stai guardando se sei. Chiedo perché ci sono i palloncini della luce. A luci spente nel tratto d'ingresso, via la Magia, rotonda via l'Europa. Non si vede nulla, specie quando piove. È pericoloso. Stai a casa se piove, visto? Che tu vai a giro, no? Sta a casa. Sta a casa, via. Non si esce. C'è De Filini e un po' che l'hanno inventato. È un gruppo speciale. Chi può darmi l'indirizzo per pigliare la legna? Vai! Ma quale indirizzo di chi? Scrivi di chi è l'indirizzo? Di chi è? No, ragazzi, poi dice ci fa buca. Allora, prossima settimana sei di Prato. Sì, sei di Prato, è vero. Sei di Prato. Certo, certo. Bisogna girarlo. Una per volta. Stamani, Celentano farebbe alla catena di Quarrata e la raccolta differenziata. C'era la plastica, c'era anche il residuo, c'era la carta. Ma si sono scordati di me. A me non l'hanno presa. Vai. A tutti tranne a me, ora fa casino. Mi hanno preso la spazzatura, succede, a volte succede. Ciao, sto cercando le figurine da scambiare. Che Dragon Ball mi manca la 12, 81, 118. Se qualcuno è abbastanza grandi per Dragon Ball, bravo. Dragon Ball comunque Dragon Ball è un mito che abba tutti, si chiede. Se di guardata se ci sta bene, perché dice sì. Polemia rotonda di Casini, oggi non comment, lascio a voi la riflessione. Qui tu c'hai ragione, perché buonasera, vorrei sapere se qualcuno è passato il cellulare alla coppe, voce come si trova, grazie. Ma una virgola ogni tanto, qui è scritto così, in italiano è così, leggendolo. Buonasera, vorrei sapere se qualcuno è passato con il cellulare a coppe, voce come si sente trovare, grazie. No, Serena, buonasera, virgola, vorrei sapere se qualcuno è passato con il cellulare alla coppe, virgola, voce che non so cosa significa e come si trova. Ora parliamo un pochino di altre cose. Allora, Celentano, avete visto voi Celentano? Un tipo giù che può aver voluto. Allora, Celentano, l'avete visto? Poi l'ho scritta io, la trasmissione gliel'ho scritta io a Celentano. Volevo sapere appunto se... Non l'ho visto, Yuri. Quando c'era, ieri sera? C'è stato giovedì sera, fardaccio. Giovedì sera sarà Papparini, è stato... Ha fatto venire quasi voglia di Lampredotto. Dopo quasi, ma anzi, sarebbe quasi quasi in diretta un Lampredottino. Un Lampredottino si fa fare. Dopo ci sta, in diretta, ce l'hai pronto? Dopo, certo, o ce l'hai congelato? Perché se... Da microonde, allora nel microonde, mi raccomando, mi sapete fare voi, no? E so che, allora, si farà il giochino. Qui i lampredotti io sono state volte a mangiare, gliel'ho visto fare, partono la mattina, viene lei alle 6 e comincia a aprire tutto. E lei sta ridendo, vabbè, comunque. No, dalla sera prima lo fanno bollire con gli odori, certo. Con l'ampredotto proprio buono. Ricetta della nonna. Da stasera glielo si farà il giochino, che si farà del palloncino. Il giochino di palloncino, si chiama Carabinieri e i primi... le prime 10 persone che andranno via a famiglia troveranno un posto di blocco. Chi vincerà il palloncino? Potrebbe essere un'idea, però. Allora, il giochino di palloncino invece sarà una bella cosa e faremo da stasera. Abbiamo gonfiato 3 palloncini all'elio. Ci metteremo un buono che... No, ce l'ha dopo per fare uno... Sì. La cucina. Allora ci sa 2 palloncini all'elio, perché uno sarebbe... Uno me lo posso io. Se lo lui. E ci si metterà 2 buoni. In uno ci sarà un hamburger e in uno ci sarà una birra o una bevuta e una beuta. Si faranno volare in aria, chi li trova ce lo riporta e mangerà un panino o verrà a scrocco. Un fate furbi che vi presentate dei fighiettini, perché c'è un segno. Quindi allora questo molto. Panino volerà nell'aire e in dove cascherà? Ma se cascano il tetto di Capannone e di Florenzi, lunedì prossimo no, a parte gli scherzi, ma ci sarà per riconoscere questo biglietto, perché uno può fare la fotocopia e fa finta. No, perché c'è una cosa è solo voi sapete. C'è il palloncino nero di Famehimia, con scritto Famehimia. Ah, poi ci sarà un bigliettino attaccato con il filo e tutto, e dentro ci sarà una cosa che non...
potete. Ci sarà. Doppiare. Non posso dire cosa ci sarà perché. La droga. Ci sarà una dose. No, si scherza. Si sta scherzando. Le infamate. Tutti i lunedì. Allora saremo in diretta dalle 21.30. Alle 22.30 saremo qui in diretta. Okay, dalle 21.30 alle 22.30 potete venire e infamare, lasciare. Certo, venire qui, fare gli ospiti all'improvviso. Tu ce l'hai con qualche d'uno? Viene, fame chimica e ti si dà questa liberazione. Dice, voglio mangiare un panino in diretta? Noi ti si dà la possibilità. Esatto, tu potete mangiare anche il panino in diretta. Però Facebook ha accelerato tempi, ha detto, venghi Sergio, si faccia vedere in diretta. Oh. Anche il ragazzo del domicilio. È lui, oh, è lui. Il sexy, oh, eccolo qua. Il ragazzo del domicilio. Attenzione a rovesciarmela sui compruti. Quando chiamate per un panino, vi è potete lui, abusare no, anche di lui. Soprattutto. Allora, hai sentito la canzone nuova? Bella, sì, l'ho sentita prima della diretta. E nulla, è nulla, è nulla. Ora si aspetta questo panino in diretta. Questo panino è sempre dotto da mangiare. Io. Questa puntata a zero durerà un pochino di meno rispetto alle prossime, comunque, vabbè. Comunque, piove, non piove, fa funghi, Celentano. Dove? Guarda, c'è un'altra telecamera là, non te lo volevo dire. E verrai, e questa non si taglia, e questa non si taglia, e questa rimane in diretta. Questo è il primo reality show, ragazzi, il primo reality show del web, della storia mondiale. È entrato nella zona profetta. Quindi... sì, non lo so. E allora nulla, via. Oh vai, oh. Ma pedottino, ragazzi. Ora vi dico subito. Senti che profumo. Buono. Proprio questa, vedi, è una diretta vera. Questa non è che succede, succede. Si mangi il lampredotto. E sì, che si tornava al discorso di Facebook, hai visto? Veramente buona. E anche la salsa verde è veramente buona, sì. Fatta a noi. Allora, buhaioli, questa prima puntata tappa zero, puntata zero termina qui. Vi rinnovo lunedì prossimo, io finisco il lampredotto perché è buonissimo, ragazzi, spettacolare, yeah, ambrao speziale, yeah, yeah, yeah. Ma poi me lo sanno fare loro, sono le mani verci, uno fa mia nessuno, è yeah, una privatezza. Che specialità, e la maiala. Questo palloncino ora andrà in aria e chi troverà il biglietto e sarà rilegato in fondo al filo, questo qui vincerà. Che cosa ci avrà? Un hamburger e patatina a scrocco. Dovete tornare con il palloncino, quindi sgonfio, e il bigliettino. Poi se tornate lunedì a portarlo c'è anche lui. Certo, certo, dalle 21.30 alle 22. C'è una puntata? Vai qua. Guaioli, a chi toccherà? I ragazzi! Un Sergio vola. Ah, quello no. No, questo è mio. Quello è per fare la voce.